Castagneto Carducci è un piccolo borgo adagiato sulla sommità della collina su cui domina il castello dei Conti della Gherardesca. Intorno al castello si è sviluppato il centro urbano, con uno schema di anelli concentrici che danno vita ad un sistema di strade, vicoli e piazzette. Siamo nella terra del Super Tuscan, termine coniato dagli inglesi per definire quest'area tra Castagneto Carducci e Bolgheri, dove si producono i migliori vini del mondo, il Sassicaia, l'Ornellaia e il Massetto. Troviamo nella cucina del ristorante La Gramola a Castagneto Carducci, io sono con Francesco. Ciao Francesco. Ciao Carol. La tua cucina è una cucina internazionale. Oggi ci presenti due piatti, uno di terra e uno di mare. Quali sono? Pappardelle al cinghiale salmì e spaghetti vongole. Come lo prepari le pappardelle al cinghiale? Allora, la salsa viene fatta direttamente insieme al cinghiale e salmì. Abbiamo adottato questo sistema in questi ultimi anni perché lavoriamo in un ristorante praticamente un 70% di stranieri che ci chiedono spesso il cinghiale e salmì insieme alla pasta. Allora abbiamo adottato questo sistema e mettiamo pappardelle e salmì insieme. E poi lo spaghetto vongolo, che lo spaghetto vongolo il pesce è apprezzato e le vongole, insomma, siamo al mare e facciamo anche questo spaghetto. È un menù appunto che presenti il mare, la terra, poi anche la pizza qui. Sì, facciamo pizza, facciamo secondi di carne, di pesce, altri primi, insomma è un menù abbastanza folto. Okay, grazie Francesco e ti vediamo all'opera. Va bene, ok. Grazie. Sono con Erika e ci troviamo nella casa di Josué Carducci. Allora Erika, noi abbiamo tutti un'idea un po' austera, no? di questo poeta, però parlaci un po' di lui. Sì, innanzitutto Josué è nato a Val di Castello, nella Toscana del Nord, e poi si è trasferito in queste zone di Castagneto, Bolgheri, quando aveva circa 3 anni. Ha passato il periodo dell'infanzia e adolescenza tra il borgo, tra queste colline, e diciamo che lui è rimasto sempre affezionato a questi luoghi, tant'è che poi in età più matura, diciamo quando lui aveva già assunto la sua fama di poeta, insomma, nazionale, è sempre tornato in questa casa come ospite dagli stessi proprietari che in precedenza l'avevano, diciamo, tenuto in questa casa in affitto. E lui quando veniva qua si trovava con i suoi amici che già aveva conosciuto quando era bambino e che poi appunto aveva ritrovato cresciuti appunto con lui. Ad esempio si trovavano per le ribotte, le famose ribotte toscane alla Torre di Don Oratico, perché lui ovviamente amava la caccia e il vino, quindi quando veniva in queste zone si accontentava molto, insomma, già a quel tempo, ed erano molto molto famosi, sono rimaste nella storia, diciamo. Quanti turisti vengono qua a visitare questa casa? Molto, diciamo, oggigiorno è molto frequentata sia da italiani che da turisti stranieri. Ogni giorno, diciamo, la casa è piccola, però
po' alla volta i visitatori riescono a visitare la casa e rimangono soddisfatti. Cosa pensano della stanza che è rimasto così com'è? La stanza infatti è rimasta proprio intatta così come era al tempo ed apprezzano proprio questa meraviglia, diciamo, intatta, che appunto possono vedere come era al tempo e come si è mantenuta. E quindi insomma è bello, c'è un'atmosfera particolare come ritengono molti, quindi insomma è bello. Grazie mille. Grazie, arrivederci, grazie. Castagneto Carducci, sono con Giovanni ai Sapori Mediterranei. Ciao Giovanni. Allora Giovanni, parlami un po' del tuo ristorante. Sì, noi abbiamo questo ristorante che siamo a Castagneto presenti dal 2002. È un ristorantino che rispecchia comunque, per quanto riguarda le preparazioni, i piatti principalmente del territorio. Poi abbiamo anche una cucina classica italiana, con delle preparazioni assolutamente mediterranee, che è la base, il nostro punto di forza, il mio concetto principale. Quindi soprattutto possiamo parlare anche di pesce, di carne, ma anche di paste, che penso che siano veramente la base della nostra cultura. Facciamo paste fresche fatte da noi, principalmente tenendo presente che ovviamente il tutto si svolge in maniera istantanea, facciamo delle preparazioni alla minute, tutto espresso, quindi freschissimo. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per fare bene. Tutto accompagnato sempre dal vino buonissimo qui di Carducci, no? Care assolutamente il vino, che è un alimento fondamentale per noi, soprattutto per noi italiani, per accompagnare i cibi. Ecco, credo che credo che sia proprio insostituibile. Poi siamo in un posto meraviglioso e quindi non possiamo fare a meno. Assolutamente. Grazie mille Giovanni. Grazie a voi, siete stati molto gentili ad essere a Castagneto. Sono io che ringrazio voi perché ci date anche la possibilità di far conoscere a tanti che magari non hanno l'idea del posto, un posto piccolino però molto bello, molto caratteristico, pieno di cultura e di cose buone. Noi è un onore, grazie. Grazie a voi. Il podere Giovanni e io sono con la signora Loredana. Ciao Loredana. Ciao. Allora, noi qui siamo in un posto veramente tranquillo, quindi è un posto tranquillo, come dicevo, un agriturismo, una fattoria didattica. Spiegami un po' che cosa succede qui. Allora, qui ospitiamo soprattutto bambini delle materne e delle prime classi delle elementari, che sono più portati per la manipolazione, per fare dei lavori come usavano una volta, quindi si cerca di ritrasmettere quelle che erano le sensazioni e i lavori di un tempo, come fare il formaggio, fare il pane, lavorare nell'orto, piantare e seminare. Tanto è vero che noi ai bambini proponiamo appunto delle attività dove possono manipolare e avere il piacere di toccare quelle sostanze come il formaggio, il pane, e annusare, assaggiare poi successivamente alla fine dell'attività quello che hanno prodotto con le proprie mani. Ecco che bello, e ci sono anche degli animali qui? Sì, sicuramente sì, abbiamo delle pecore, abbiamo una mucca che si chiama Clarabella, e fra le pecore abbiamo Gina e Stella, che sono delle pecore che gentilmente, quando ne hanno voglia, ci rispondono alla mia voce quando le chiamo. Abbiamo delle galline, delle anatre, dei conigli, cani, gatti. Posto veramente perfetto per i bambini. Tu mi dicevi anche che ci sono molti tuoi clienti che vengono qua ormai da tantissimi anni, che vengono qua proprio perché si ritrovano a casa, no? Come un tempo. Sì, diciamo che quello che loro ritrovano venendo qui è la familiarità e la cordialità con cui noi
generalmente li coinvolgiamo, anche perché fa piacere diciamo, dialogare, raccontare quello che è il nostro vivere, anche perché io di vacanze non ne faccio, quindi quando arrivano, diciamo, l'interscambio con loro mi permette anche di conoscere e ritrasmettere e aggiornare quelle che sono le novità aziendali di anno in anno. Tu li tratti anche bene perché cucini anche per loro? Sì, 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 su prenotazione cucino anche per loro. Quello che io servo è una cucina tipica di campagna, quelli che sono i nostri prodotti, quello che c'è a disposizione in base alla stagione, e si mangia tutti insieme. Posto ideale dove rilassarsi, dove star bene, dove i bambini veramente saranno felici di stare. Sicuramente sì, certamente loro, specialmente il pomeriggio, che non vanno al mare, passano con me parte della giornata. Se sono nell'orto vengono con me, se sono agli animali vengono con me a governare gli animali, dare da mangiare, quello, a mungere la mucca, quello che c'è da fare, diciamo, mi fanno compagnia. Perfetto. Grazie mille, Loredana. Prego. Corrado, dopo 14 anni questa festa riparte quest'anno. È vero, sì, dopo 14 anni, perché ormai era una festa non più riconosciuta, non volevano più sapere di nulla. Quindi quest'anno è l'occasione di un personaggio storico di Castagneto, che è stato il primo proprio a fare le feste. Il suo compleanno, abbiamo deciso di questa occasione di fare questa benedetta festa castagnetana. Sono con Mauro Billi, presentatore di questa bellissima festa qui a Castagneto Carducci. Allora, due impressioni sulla festa. Beh, le impressioni sulla festa sono positive, siamo solo alla terza serata, però stiamo andando bene, anche perché abbiamo ripreso dopo qualche anno di interruzione. Io sono stato coinvolto, avevo messo, a dire la verità, il microfono un po' in cantina, però mi hanno convinto gli amici di Castagneto, Corrado, con il maestro Scalzini e gli altri, quindi ho accettato con molto piacere, e vediamo stasera cosa succede con questi ragazzi scatenati. Chi è rimasto? No, rimanete seduti, quelli che hanno conquistato.